Ciao e bentornati sul mio canale. Con questo video voglio spiegarvi un po' meglio le tecniche da utilizzare per la cera d'api, per finire magari una scultura, rifinirla in un modo un po' più naturale e vi farò vedere appunto diversi tipi di cere d'api da poter utilizzare, quindi da quella neutra a quella con del pigmento all'interno, in cui può essere diciamo noce scuro, noce chiaro, in modo tale da dare una velatura colorata o comunque scurire un po' la scultura, oppure anche semplicemente se abbiamo una mensola o un altro oggetto di legno in cui vogliamo andare a dare una protezione. Uno di questi un metodo diciamo più che mi piace di più è proprio quello della cera d'api. Infatti le cere che vi farò vedere in questo video sono queste, quelle che uso diciamo maggiormente. Io solitamente le uso per le sculture e sono diciamo la solita cera d'api neutra, quella più utilizzata, classica. Poi avremo un noce scuro, un noce chiaro e queste invece sono delle cere coloranti, quindi hanno all'interno un po' più di pigmenti in modo tale da scurire un po' di più e saranno molto più coprenti, lo vedrete appunto nella prova che andiamo a fare. Nel caso di appunto sculture un po' ornamentali, anche da appendere come delle farfalle, come altri oggetti, delle cornici ad esempio, ci possono essere anche delle cere d'api che sono molto valide. Sono cere decorative e quindi hanno all'interno appunto delle sostanze, dei pigmenti un po' metallizzati per dare appunto un effetto dorato, bronzato e quant'altro. Bene, passiamo alla prova pratica e che è quello che mi piace di più. Bene, le prime che vi voglio far vedere appunto sono le classiche più utilizzate anche nel campo del restauro e anche appunto per lucidare appunto delle sculture. E la più utilizzata diciamo tra queste è la neutra, proprio perché lascia nessun colore, lascia appunto il colore diciamo originale del legno. Io adesso lo vado a stendere con uno straccio, un canovaccio, ma si stende un po' in modo che poi assorba bene il legno e poi la lascerò riposare. Bisogna lasciarla riposare un po'. La seconda è noce chiaro, sempre della stessa marca. Ecco, come vedete, già stendendola assume un carattere più colorato, da un certo tono già al legno, che di per sé come vedete è abbastanza chiaro. La terza e noce scuro, sempre della stessa marca, come vedete cambia notevolmente il colore, è molto molto più scuro ovviamente noce scuro. Ecco, adesso appunto le cere hanno bisogno di riposare, le lasciamo una mezz'oretta, un'oretta e poi le andremo a tirare. Le altre due cere che invece adesso vi voglio far vedere sono coloranti, quindi sono molto più scure e lasceranno ovviamente molto più colore, saranno molto più coprenti rispetto alle classiche. Io le stendo giusto con un panno, che se non è, non si può usare anche un pennello ad esempio. Questa è una cera color mogano, come vedete molto 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 più coprente. Queste, come la cera d'api normale, la si stende, le si toglie l'eccesso e poi la si lascia riposare. L'altra è invece una cera colorante noce medio, che però essendo colorante sembra quasi quella noce scura di prima. Come al solito andiamo a togliere l'eccesso. Ho sporcato un po' il banco, ma non importa, tanto un banco da lavoro non deve essere pulito. E quindi, come al solito, le lasciamo asciugare, lasciamo un'oretta e poi andremo a stenderle. Ok, abbiamo lasciato passare una mezz'oretta e adesso andrò a tirare le cere che mi avete visto stendere.
con un panno di cotone, ma se avete anche uno classico panno di scorza, quello un po' squadrettato, è perfetto. E così vedrete come andando, perché quando poi si asciuga la cera rimane un po' opaca, allora uno al primo acchito dice ma non è lucida, in realtà appunto va tirata dopo essere stesa, dopo che è stata lasciata riposare, e in quel modo lascerà proprio la superficie liscia e lucente come piace vedere. Quindi possiamo proprio iniziare dalle ultime che abbiamo steso, che sono quelle più coprenti, quelle coloranti, e io appunto col panno bisogna andare a frizionare il più possibile. E vedete che l'effetto è proprio quello più lucido e liscio. Essendo poi questa una cera colorante, ha proprio cambiato colore la superficie. Si cambia panno, io adesso uso solo una parte non utilizzata per far vedere. Lo si fa anche con quella color mogano. Ecco il risultato. Molto coprente, quindi il mogano tende al rosso, vedete che la superficie da bianca quasi diventa totalmente di un altro colore. Vediamo le altre. Come si può notare, ovviamente le più coloranti, l'abbiamo già detto, sono quelle appunto che si chiamano cere coloranti, e hanno, oltre la qualità di rendere appunto la finitura liscia, lucida come la cera classica, anche di scurire, colorare così di più quello che andiamo noi a rifinire, che sia una scultura, una mensola, un mobile. Mentre invece vedete che le cere classiche, anche se, come vi ho già detto prima, c'è la neutra, noce chiaro e noce scuro, il colore è molto meno acceso. Quindi dipende tutto da che tipo di finitura vogliamo andare a dare. E sono completamente diverse l'una dall'altra, e insomma, nel caso volessimo proprio far cambiare un po' di colore il nostro oggetto, si può utilizzare appunto questo tipo di cera. Se no, invece, se vogliamo dargli un po' più naturale, ma giusto una velatura per renderlo un po' più di carattere, si può utilizzare appunto la cera classica di varie tonalità. C'è anche di questo tipo color mogano o ciliegio, ad esempio, dipende. Ma adesso voglio farvi vedere anche quelle cere che vi ho detto prima, un po' più artistiche, e che possiamo appunto utilizzare in altri ambiti, oppure per dare appunto un tocco un po' più chic alla nostra scultura o alla nostra creazione. E infatti andremo a utilizzare quattro tipi di colorazione apparentemente simili, ma che comunque hanno delle differenze. Il primo è appunto un colore che tende al ramato, ma la casa lo chiama color Ducati, quindi andremo a tenderne una bella quantità per dare proprio l'effetto che vogliamo. Poi abbiamo un colore argento, infatti lascia subito appunto caratteristica il colore dell'argento, un po' metallizzato, un po' brillante. E io ad esempio lo utilizzo molto quando faccio quelle sculture di farfalle o cornici, tutte cose che vanno appese magari in un salone, un salotto, in cucina, comunque che vanno a ornare una parete. Insomma, danno un tocco un po' più creativo a volte anche, no? Il legno è bello naturale, ma è altrettanto bello anche divertirci con il legno. Quindi, soprattutto se scolpite o fate carving, divertitevi per prima cosa. Sperimentate, non fermatevi mai al primo risultato.
perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare o da provare. L'importante è che ci si diverta, anche se se lo si fa come lavoro, anche nella vita di tutti i giorni, bisogna proprio divertirsi. E adesso come l'altra cera, appunto, ha lo stesso procedimento, quindi dovrà riposare e poi vedremo l'effetto. Ecco qua, questo è il risultato, diciamo non è il legno proprio adatto per questo tipo di dimostrazione, però è giusto per dare un po' anche l'idea anche che c'è anche dei prodotti particolari con i quali rifinire le proprie creazioni. Questo qui era quello dove abbiamo messo l'argento e infatti ha dei brillantini che rendono tutto un po' più luccicante. E ovviamente se sotto gli diamo una base un po' scura con un impregnante magari, ok, l'effetto risalta ancora di più. Voilà, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato abbastanza chiaro. E ovviamente ci sono altre cere, insomma non sono le uniche quelle che vi ho fatto vedere, ma era un esempio per dare anche uno spunto per rifinire le vostre creazioni. E se il video vi è piaciuto, è stato abbastanza chiaro, mettete un like oppure iscrivetevi al mio canale. Nel prossimo video vi farò vedere una cosa molto carina da costruire anche in casa, molto semplice, che però sarà molto utile. Ciao!